E il nostro viaggio nel Sinis, nella penisola del Sinis, a Cabras, nella cantina di Attilio Contini, attualmente gestita dal nipote, da Paolo, prosegue e andiamo a vedere, come vi avevo promesso, cari amici, che vi avrei portati nella Santa Santorum di questa cantina. Potrete vedere quando allargherà probabilmente il campo Salvatore, vi mostrerà dove siamo in questo momento, una miriade di botti al nostro fianco, sopra le nostre teste e dovunque. Qui regna veramente incontrastato il profumo del vino, del vernaccia. Ecco, Teleregione ha questa caratteristica, cari amici, che sa portarvi nei punti più impensati e più importanti della Sardegna. Ribadisco, siamo a Cabras, siamo con Paolo Contini e Paolo adesso ci farà capire, ci dirà questo frutto meraviglioso, il vernaccia, è endemico della nostra isola o è stata, ricordiamoci che Cabras è molto vicino alla città fenicio-punica, poi romana, di Tarros, la antica Tarsos, e di conseguenza potrebbe anche essere stato introdotto in quel periodo dai grandi commercianti fenici che praticavano queste rotte, Paolo. Quindi è nostro questo vitigno oppure ce l'ha regalato qualcun altro, ce l'ha portato qualcun altro? Allora, noi stiamo visitando prima la cantina storica della Vernaccia, che è una delle cantine storiche più importanti, la più importante in assoluto in Sardegna, dove sono custodite dei caratelli che a parte già dal 1700, caratelli sempre con vernaccia e sempre con prodotti particolari. Il discorso che la vernaccia sia autoctono o meno è un discorso di grande, sempre di grande discussione, prima soprattutto per il nome, perché vernaccia, abbiamo tanti tipi di vernaccia, ormai questo è chiarito perché anche nel resto della penisola, esatto, c'è vernaccia di San Gimignano in Toscana, vernaccia di Serra Patrona che è a Baccarossa in Marche, vernaccia in Alto Adige. Praticamente il nome dovrebbe derivare dal fatto che i romani, quando conquistavano una terra, trovavano la vite e dicevano vernacula, vitigno del posto. Per cui questi prodotti non hanno niente in comune, hanno caratteristiche organolettiche anche completamente diverse. Pensiamo a Serra Patrona che è a Baccarossa, per cui va bene per lo spumante rosso. La storia della autoctonicità o meno da qui, se ne è parlato tanto, se ne è discusso tanto. Dagli ultimi studi ormai non è vero che i fenici abbiano portato tante cose. Il sardo, soprattutto la civiltà neolitica, addirittura a cavallo tra l'età della pietra e del bronzo, era già una civiltà molto evoluta e già producevano molte cose. Per cui i fenici al limite, non è vero che portavano tutto dalla Spagna o dalla attuale Libano, ma molti prodotti erano già prodotti in Sardegna, i fenici erano grandi commercianti. Erano autoctoni, cioè esistevano già. Adesso abbiamo avuto una scoperta importantissima nella costruzione della strada che ha fatto il Re Grande a Brabão, a Saosa, si è stato scoperto un villaggio neolitico dove è stato trovato un laboratorio vinicolo, diciamo, che risale al 1900 avanti Cristo, cioè prima dell'arrivo dei fenici. E sono state trovate tonnellate, quintali di semi di vinaccioli e dal primo studio, dal primo analisi morfologico sembrerebbe che sicuramente non è vite selvatica ma vite domestica, e ciò dimostra già che prima dei fenici qui c'era la coltivazione della vite. Adesso stiamo facendo delle analisi in collaborazione sia con l'Istituto di Botanica di Cagliari sia con un altro istituto a Losanna, perché dalle prime analisi sembrerebbe che queste che siano sì vinaccioli di vernaccia.
Per cui secondo me che tutto abbiano portato i Fenici, insomma, era un po' troppo comodo gli storici, non avevano in mente per dimostrare il contrario, è arrivato i Fenici. Invece noi siamo in grado di dimostrare, ormai quasi con certezza, che la viticoltura è già diffusa qui prima dell'arrivo dei Fenici. Parliamo di questi venaccioli che hanno circa 4.000 anni, cioè 1.000 anni prima dell'arrivo dei Fenici. E questa, questo excursus storico di cui ha parlato Paoletto, tra l'altro il sito in cui sembra che siano stati, anzi che sono stati rinvenuti questi vinaccioli, ha determinato un rallentamento che ha imbufalito un po' tutti nella costruzione di un'arteria importante, che è uno snodo che va appunto da Oristano verso la marina di Torre Grande. La scoperta era troppo importante, cioè importantissima proprio, perché cioè, ripeto, mentre abbiamo trovato altri vinaccioli noi in un laghio Roli, in altre zone, però sono successivi, c'erano già Fenici e c'erano già Romani, per cui con quello si dimostra che l'uva c'è, la vite c'era, ma non sapevo se l'avessero portata loro o se era qui endemica. Mentre con queste nuove scoperte del nuraghe, no, nuraghe, non c'erano ancora i nuraghi, c'erano le capanne nuragiche a Saose, questo laboratorio vinicolo di allora, perché si può dire vinicolo, perché sono state trovate anche pezzi di torchio in legno, insomma un sacco di materiale, anfora con del vino. Serviva per vinificare. Chiaro, insomma, siamo laboratori, ormai si dovrebbe dimostrare, non dico con assoluta certezza, ma quasi, che la viticoltura era già diffusa qui prima dell'arrivo di altri popoli. Io adesso vorrei fare una piccola provocazione a Paolo Contini, ecco, lui che è un produttore da tantissimi anni, figlio di produttori e nipote di produttori, perché questo vino torni ad essere amato e non che venga considerato solo ed esclusivamente un prodotto di nicchia, ecco, un consiglio, come lo promuoveresti tu Paolo, come consiglieresti ai giovani, a chi si ferma magari in un locale per gustare un aperitivo, scegliere il Vernaccia anziché un altro tipo di vino? Allora, purtroppo, se si vuole rilanciare questo prodotto, bisogna prima di tutto modificare il nuovo disciplinare di produzione, che come diceva, ha detto l'enologo nostro, è il primo disciplinare DOC della Sardegna di circa 40 anni fa, quando erano condizioni diverse. Per cui noi adesso in questo momento abbiamo una Vernaccia DOC e una Vernaccia Valettiersi. Questo non fa altro che creare confusione, e come sappiamo tutti, che la moneta cattiva scaccia la buona, molti hanno interesse a fare Valettiersi mettendoci in mezzo di tutto, per cui se uno beve quel prodotto non berrà più Vernaccia. Scusami Paolo, ma quando si parla di Vernaccia si può parlare di tracciabilità? Cioè come possiamo essere sicuri che quel prodotto è di questo territorio e che proviene esclusivamente da quelle vigne? Allora, eliminare la Valettiersi, fare Vernaccia solo DOC, al limite modificando il disciplinare in questo senso, che invece di essere a denominazione d'origine dopo 4 anni può essere anche a denominazione d'origine giovane dopo 15-18 mesi, e per riportare di nuovo la Vernaccia giovane, la Vernaccina di un tempo, anche quella diventa DOC e si elimina la Vernaccia Valettiersi. Purtroppo con la Vernaccia è l'unico vino al mondo che sia contemporaneamente a denominazione d'origine e a denominazione geografica. La denominazione geografica si presta maggiormente sia come resa, sia come quantità, come tutto, adesso un po' manipolata, e questo porta molti barristi, siccome costa di meno, a usare quello invece di usare la vera Vernaccia. Perché uno che berrà quello non berrà mai più Vernaccia. Ecco, io è molto appassionato il discorso chiaramente che fa Paolo Contini, perché non nasce soltanto dalla volontà di reclamizzare il suo prodotto, ma nasce dalla volontà probabilmente di valorizzare e di tutelare il marchio di questo prodotto. Bene, il nostro viaggio dalla penisola del Sinis, da Cabras, dalla cantina Contini appunto di Cabras, si conclude qui. Io vi ringrazio per averci seguiti e vi rimando ad una prossima puntata di 37 gradi e mezzo. Continuate a seguirci sempre sulle frequenze di Teleregione Sardegna.